Siamo ora nello spazio dedicato all'attualità sindacale. Oggi tutto dedicato alla grande manifestazione della CGL in programma per il 27 novembre. Un appuntamento irrinunciabile per dire che il futuro è dei giovani e del lavoro, per chiedere più diritti e più democrazia, per rivendicare una diversa politica economica, sociale e fiscale, oltre che per sollecitare una maggiore attenzione rispetto all'emergenza occupazionale da parte del governo. Un impegno quello della CGL in vista del 27 novembre, fatto di iniziative, assemblee, mobilitazioni di tutte le categorie e le Camere del Lavoro e di cui parliamo con Patrizia Maestri, segretaria generale della CGL di Parma. Perché dunque tutti a Roma in piazza San Giovanni il 27 novembre? A Roma noi andremo per rimettere al centro il lavoro, per chiedere delle politiche che creino comunque sviluppo, perché pensiamo che il governo in questi due ultimi anni non abbia fatto abbastanza, anzi ha fatto niente, per quanto riguarda la crisi economica che noi abbiamo vissuto e per quanto riguarda eh, la disoccupazione che ormai è diventata molto, molto presente nel nostro paese. Andiamo a Roma perché vogliamo un paese più giusto, più equo, con un fisco che non danneggi i redditi bassi ma faccia pagare le tasse a chi invece ha di più, perché vogliamo dare un, un futuro ai nostri giovani, vogliamo che non siano più con tutto il lavoro precario che stanno vivendo invece in questi, in questi anni. Crediamo anche che occorra una scuola, una conoscenza diversa per poter dare competitività e un futuro ancora una volta ai giovani di questo Paese. Vogliamo anche, chiediamo anche, che ci sia un welfare più inclusivo, un welfare che consenta a tutti giovani anziani, alle famiglie di poter avere garantito i loro diritti di poter avere una, una sanità, di poter avere più servizi all'infanzia, poter avere quindi tutte quelle, tutti quei diritti, tutti quei servizi che rendono la, la, la vita quotidiana e anche il lavoro più agevole e più civile per tutto il Paese. Chiediamo che ci sia maggiore occupazione femminile, maggiore contrasto al, al lavoro sommerso, chiediamo anche che ci sia una contrattazione nazionale inclusiva, quindi che raccolga tutti quei lavoratori che oggi sono fuori dalla contrattazione. Eh, Trattazione, e vogliamo anche respingere il. Il pesantissimo eh, attacco che Confindustria Federmeccanica eh, insieme al governo ha fatto eh, contro i contratti nazionali. Vogliamo parlare anche di democrazia e rappresentanza per quanto riguarda il sindacato, quindi avere eh, possibilità di avere una norma che certifichi quello che è il peso di ogni sindacato e che dia possibilità a tutti i lavoratori di poter votare gli accordi che vengono fatti per loro. Quindi, tanti motivi eh, che. Comunque appunto riguardano un unico progetto, un'unica proposta che la CGL quindi porterà eh, in questa manifestazione a cui vogliamo che partecipino tante tantissime persone. Qual è l'impegno della CGL di Parma in vista della manifestazione e come sarà possibile per chi lo voglia partecipare? Siamo impegnati a fare tantissime assemblee fra i lavoratori, i pensionati, stiamo coinvolgendo il mondo dello spettacolo, della cultura, i partiti, le associazioni, i movimenti con un nostro appello dove diffondiamo le nostre, le nostre ragioni, abbiamo fatto un'iniziativa sulle donne sulla Costituzione con Fernanda Contri, iniziative con gli immigrati, eh, un attivo dei delegati a cui è stato presente anche lo, lo, lo scrittore Paolo Nori, quindi tanti momenti di iniziative riflessione di, di, di dibattito di discussione insomma noi vogliamo che la gente capisca quello che noi stiamo facendo e per quale motivo noi andiamo a manifestare a Roma e tutti coloro che vorranno venire quindi con noi potranno prenotarsi noi abbiamo in pullman che partiranno dalla nostra sede per quanto riguarda Parma e poi in tutte le zone potranno quindi prenotarsi presso i nostri uffici al numero di telefono 348 29 97 496 io spero che siate in tanti a venire con noi a Roma. Vi aspetto tutti.